Ora, io direi di andare con la partita. Anche se vabbè, giochiamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Siamo pronti. Allora, mi avete visto prima indeciso, un attimo fermo, perché ero indeciso su una cosa. Se rischiare comunque a dare via Birindelli, accettare un'offerta, per poi, con magari appena a transazione conclusa, con un po' più di soldi, andare a prendere uno di quei giocatori lì, di cui diciamo prima. Ho preferito di no. Ho preferito di no, ho deciso questa cosa, tornato indietro a fare questo percorso, ho preferito di no, perché se per puro caso poi non riesco a prendere nessuno di quelli, mi ritrovo con un solo terzino destro e là diventerebbe un problema. Quindi piuttosto si rischia che loro per l'attesa fanno saltare la trattativa, meglio questo Questo è lo schieramento iniziale dei piuttosto padroni di che... casa. Mi pare adatto. Intanto, scusate, devo ricordarlo, ho messo Raducanu in panchina, giusto? Sì, ok. Dicevo, Ho scelto il preferisco 4-3-3 con gli così attaccanti uno accanto piuttosto che all'altro, tre terzicciani. È chiaro il rischiare detto di ritrovarmi dell'allenatore un messicano buco di di accentuare i nostri formazione. compassi Tanto entro le fasce. comunque È in zona c'è cross. Bogol La difesa alla media, va lontana il pallone. abbastanza bene intanto. Si butta in Samuele avanti. Birindelli c'è comunque riserva. Cross al Per quello che fa, centro. va Non bene qui il comunque difensore in pressione. Ha bene. calciato in maniera completamente Va scoordinata. comunque Pallone che si è bene. spento abbondantemente sul fondo. Quindi, insomma, Nessun problema qui per il c'è portiere. Era poco. facile colpirla Cioè, al non volo abbiamo quella cosa lì. necessità di vendere, di fare questo scambio. Che la Ecco rosa, l'11 titolare scelto dal diciamo, più o tecnico della formazione meno è oggi a per questa posto. sfida. Sì, magari il terzino adesso la L'allenatore sarebbe da si affida a due rinforzare. Però, elementi insomma, dalle più o meno spiccate capacità ci offensive per riportare il pallone sul siamo. fondo avversario. Le! Ed è un autogol. E Ale. 1-0, gli accademici realizzano il primo gol con Angelino. Angelino, un bello bimbo Rimasto solo Angelino, come se bello sia stato il tocco bimbo. Sì, decisivo, o ha vabbè, indirizzato la palla nella propria porta. Egli ha ha dato trovato il l'autogol pallone a uno di carico. loro. L'episodio Vabbè, chi se ne sfortunato frega, vabbè, non fa deve niente. condizionare la sua Comunque, gara. Hanno aperto le importante varcature è il con gol. questo gol. 1-0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai Ha spazio per ragazzi. avanzare. Ok. Di là, ok, Prova con Benedetti, l'inventa ora. in the mans, Occhio al tiro. e Ale. Rete! Splendida 2-0. rete! Come vede la porta lui? Loro dovrebbero fare 4 gol per passare. 4-2 passerebbero loro per il gol fuori casa, però dovrebbero farne appunto 4. Di nuovo l'azione del gol era praticamente Che sto facendo? Vabbè. impossibile sbagliare da lì. Ha avuto tutto il Ok, tempo per prendere la mira e Moussa metterla Saïd, dentro. bene Conclusione così, avvolta 2-0. sicura con la porta incustodita. Un Alla gol grande. facile, Ok. facile. E Match che adesso? riprende, hanno allungato E contandosi sul adesso? 2-0. E adesso? Ha Direi di spazio fare un davanti a altro. sé. Se riusciamo a farne un Intervento altro, a quel deciso. punto la partita si mette bene, insomma, si può Possesso palla per gli viaggiare avversari. tranquilli verso la fine della partita, del turno, Pallone in insomma, vitaglio. la qualificazione, il passaggio Vediamo del cosa turno fa ora. pre lì, La mette in Mina, mezzo. Cambiare re, di testa via verso il sta compagno. palla. Sì, vabbè, però io se premo Occhio da lì. rinviare, Ottiene premo le chiavi il del tasto gol per con un grande rinviare, vorrei intervento. rinviare Davvero con molti cortesemente. applausi. Non era facile. Palla che torna alla difesa avversaria. Nicolai, se ne va lui. Tira sulla fascia, Jesus. Jesus, 3 metri per correre sulla corsia. Jesus, bello È buona l'inserimento. Eh punizione. sì, però, Attenzione, vabbè. pericolo. Che Va gol! bene così. Splendida rete. Mason Bailey. Si è trovato tu per tu col portiere in Mason questa sfida e ha Bailey. giocato. E Non ha sono tre. sbagliato. E sono tre. Direi che il In discorso questo l'abbiamo momento la anche chiuso. qualificazione è dalla loro Anche chiuso parte. così. Ci vuole ovviamente adesso lucidità. E Ale, bravo Ora Mason. conducono per 3 reti a 0. Ok. Oh, discorso chiuso. Possiamo veleggiare Palla questo fine consegnata agli partita. avversari.
Dai ragazzi. Jesus. Hai visto? Brozovic e vabbè. Qua ha cercato troppo. Brozovic a giro, onestamente, era troppo. Scusa. Scusa. Qualcuno ci può andare, please. Può contare sull'aiuto dei compagni. L'alero e papero e che sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Il pallone. A Kanji ancora. Nicolai è. Ma la difesa mia dov'è? For curiosity. Ma meno male. Meno male, Radu. Ma la difesa dov'era? Così. Per una curiosità mia. Tacco che svanisce. Attento qui il difensore che allontana. Alza nel pressing. La palla che rotola via dopo un buon intervento. Vediamo cosa. E la Lo sapevo. Prima o poi doveva succedere. Una squadra si è spenta completamente. Si è spenta. Ha fatto il terzo gol. La squadra si è completamente spenta. Non è il caso che si spenga. Perché se arrivano a fare a vincere la partita 5-3, passano loro. E in FIFA è possibile che arrivino a fare adesso 5 gol. È possibile. È possibilissimo. Guardate là, che cosa sta facendo? Per quale diavolo di motivo? Vabbè, comunque. Diamoci una svegliata. Dai ragazzi. Mathon. A giro, Evo. Manciatilla antiche canne, Mathon. Ok. Di là. Messo! E va, va. È una bella giocata questa era. Certo, il loro portiere dormiva, era FK praticamente il loro portiere in quel momento, però era una bella giocata. Bravo Meso. Comunque due gol. Però vabbè, allora la qualificazione sembra non essere troppo in discussione. Io però, Raducanu, come gli altri, li farei entrare più avanti nella partita. Più che altro perché poi con la prossima partita di campionato gli devo giocare con le riserve per forza di cose. E se le riserve o anche le riserve stanche, tutto diventa un problema. Quindi, tanto andiamoci così. E la papero. Comunque alla fine, oh, portiamola a casa. Ce l'avremmo fatta con questi. Guardate, sto genio del Rosenborg. Insomma, con questi geni del calcio dovremmo potercela fare. Dai ragazzi. Testate sportive. Qua è ufficiale. Il City ha perfezionato l'acquisto del giocatore sul quale aveva messo gli occhi. Cerchiamo un giocatore con le sue caratteristiche. Di là. Attenzione. Jesus. Ari Jesus. Vabbè. Fatto la morte del ciglio. Si è dato alla danza classica, Jesus. Movimento. Bella. Fallo. Punizione da una mattonella. Ok. Molto interessante. Ok. Vabbè, ho capito, tanto non le ammonisci neanche per quando le meriterebbero, figurate adesso. Allora, batte Boris, capitan futuro, Boris Moldovan. Batte lui, proviamo. Poteva il suo bel da fare per sistemare la barriera. Eh sì, vabbè. Straordinario, figurati. Primo palo. Lei niente. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che usciva, anche se non di molto. Mussa. Vediamo cosa fa ora. Mussa ha visto l'altro lato. Porca di. Attenzione, la palla è lì. Quella. Decisivo quell'intervento. Là. Ok. Palla persa. Bene. Benissimo. Mason. Bravo. Mason tira. Niente, no, non ti, quando dici tu.
tira quando dici tu, tranquillo. Tranquillo, senza calma. Io ho premuto adesso il tasto per tirare, tu tira anche domani, tranquillo. Poi senza calma, mi sono incartato, scusate. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Può ricevere la posizione interessante. Bene o male. Dice di no. Va, bravo Radu. Aspetta, cambi, prima che si lamenti. Allora, Raducanu, volevi giocare? Entra al posto di Angelino. Poi io direi Cecchini al posto di Brozovic. E poi basta. E poi va bene così. Niente, scherzavo. Ok. Bene. Occhio all'avanzata. Vai, bella. Interessante. Mezzo. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano. Ho optato per la soluzione di forza. Tuffo di testa in stile Aldo Baio. Ma non ha lo stesso esito di quel meraviglioso film che è Tre uomini e una gamba. L'esito purtroppo non è lo stesso. Ma vabbè. Matteo. Vabbè. Ragazzi, però una bella dormita ci facciamo, Questo è Rosenborg, poi c'è, se gli gioca così anche con squadre appena più forti qua diventa un problema, io ve lo dico. Questo è Rosenborg. Alla fine, insomma, palla consegnata agli avversari. Non è una grande avversaria, però cerca di imboccare il compagno. Giuni! Ribadiscila e va. Vabbè. Gol al volo, è pur sempre un gol al volo. Bene. Pierre, da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Noto un po' di sufficienza. Vai, Raducanu. Bravo Raducanu, attenzione, c'hanno il buco. Questo sarebbe rigore, tipo. No, va a posto. Posso, cioè, per carità, ok. Cecchini, da fuori Cecchini! Niente, parata del portiere Rosenborg. Ripeto, alla fine, ormai è fatta. Passato questo turno, questo preliminare di Champions, ormai. Ma non è anche abbastanza tranquilla, non so presente se... No, infortuni a Kanji, no, vi prego. No, vi prego, cioè mi ti infortuna Ade, l'ho appena preso. Cacchio, non c'ha neanche la garanzia, l'ho appena preso. L'ho appena preso, mi si è rotto. Non so neanche se in garanzia, non trovo lo scontrino. Può fare di più. Credo sia chiaro il motivo per cui è ingaggiato, decisamente. Poi merita tutti i complimenti. Non usciremo tanto presto, si spera. Ok. Allora, vediamo un po' tutte le situazioni. Allora, partita spostata. Quella col Cluj. Stop per trasferimento. Oh, adesso arriva l'offerta per Coman. Cazzo, senza. Vabbè. Lupul fa. Ok. La ringrazio. Prestazione autorevole. Bravo Raducanu. Autorevole. Ora. È arrivata finalmente l'offerta per Florinel Coman. 22 milioni. Ok. Per 22 milioni io ne. Offerta, allora Coman offro 22 milioni e 4, vabbè, accetto. Offre il Norwich, quindi se ne, comunque non lo vendiamo ad avversari, neanche di Champions, perché mi sembra difficile che Norwich si giochi la Champions. Quindi intanto abbiamo agganciato il primo posto in campionato, bene così. Voglio arrivare perlomeno al giorno della partita col Kindia
Allora, intesa per Boscagli ce ne frega il giusto. Allora, inaccettabile l'offerta per... Vabbè, poi vediamo, Leverkusen ci offre per Montes. L'Ajax ci offre per Coman 23 milioni e 100. E accetto. Accetto. Accetto 23 milioni e 100 per Coman. Pure l'Ajax, attenzione. Vabbè, Boscagli che se lo prendano pure, non ci interessa granché. Interesse per Atal, ritirata l'offerta per Birindelli. Vabbè, era prevedibile, era prevedibile, era prevedibile. Allora, ritirata l'offerta per Birindelli, interesse per Atal. La Juventus offerto 46 milioni e 8. Allora, la sua offerta è intenzione. Vabbè, Atal, io non posso. No, allora, no, vabbè, non posso. Allora, io semmai voglio vedere se da calendario se riesco a capire se c'è. A volte ritornano. A volte ritornano. Secondo turno di qualificazione. Per i nostri accademici. A chiunque abbia seguito la carriera su FIFA 19, questo logo suonerà abbastanza familiare. Midtjylland. Quando Cioè, chiunque si ricorda con FIFA su FIFA 19, Midtjylland era l'avversaria principale fondamentalmente del nostro Aarhus della vittoria del campionato. Un po' come la Steaua qua in questa serie. A volte ritornano e si frappone tra noi e gironi di Champions. Vedremo come andrà. Ok, fermi scusate, scusate, ok. Spiego rapidamente quello che è successo. Vabbè, è successo già altre volte. Praticamente la scorsa partita che avete visto, io l'avevo registrato per la puntata precedente, perché era la puntata di martedì. Solo mi sono accorto che, diciamo, veniva un po', forse un po' troppo lunga, un po' lenta, un po' così, quindi ho deciso di portare quella partita a questa puntata che sta avendo oggi. E questo pezzo, insomma, lo so registrare in più, ce l'aggiungo, insomma, e si va avanti, ecco. E andiamo avanti, intanto, con la partita col Kindia. La partita con il Kindia, penso che questa poi a questo punto si chiuderà una partita, la puntata, scusate. Facciamo una conferenza stampa, dai, facciamo una conferenza stampa per questa partita col Kindia in cui si useranno le riserve, tante riserve. Allora, turnover, niente di personale. Niente di personale. Poi tutto può succedere. Tutti i giocatori non fanno la loro parte. Ok. C'è un motivo se siamo imbattuti. Benissimo. Ok, e allora, pronti? Sto finalmente registrando di sera. Ecco, finalmente ho un lampadario. Beh, non mi chiede completamente scuro. Anche se comunque non è proprio il massimo della vita, mi serve qualche cosa, una luce, qualche cosa, forse perché non mi si vede benissimo. La telecamera, diciamo, va un po' per i fatti suoi. Vabbè, comunque. Comunque. Andiamo a partire col Kindia, partita che affronteremo con un massiccio turnover, perché poi ci sarà il secondo e ultimo turno di qualificazione per quanto riguarda la Champions League. Con il Midtjylland, diciamo una vecchia conoscenza del canale, della serie su FIFA 19, ecco. Intanto andiamo qua e andiamo a fare quel turno che dobbiamo fare. Allora, inizierei con Samuele Birindelli. Qua. Akanji, io ci metterei Cristea. Dov'è Cristea? Cristea
Aristea e no, e Montes al posto di Nikolaje, ecco. Poi sul terzino sinistro dov'è? Raducanu, ovviamente. Centrocampo da destra a sinistra, Holm, Cecchini, Vestergaard, poi Ferreira, Osimhen e Pavon. Pensiamo adesso anche alla panchina. Io mi porterei Lupul. Lupul in panca. Per l'attacco mi porterei io. Allora, voglio far giocare. Dov'è? Galeano. Voglio far giocare Galeano, che magari se lo vedono giocare si convincono a comprarlo. Allora, e poi Polenta. E qua come riserva. No, c'era Abe. Abe, ok. Poi ah, portiere, dimenticavo portiere. Dimenticavo portiere. Dimenticavo. Allora, Ripanu, ok. E poi ah, il centrocampisti io direi Sorensen, poi direi Aquino, eccolo, buon Aquino, e direi Costin. Ok, allora ci siamo, squadra a posto, andiamoci a giocare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. In settimana non si è parlato altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento. Pronti. Pronti, porca miseria, si vede il braccio meccanico. Allora, il braccio, ok. Ok. Pronti questa partita contro l'India. Ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza. Credo che a questo punto possa essere l'ultima puntata. Forse è la seconda, l'ultima puntata, credo. Non lo so. Vediamo. Sì, penso di sì, penso di sì, oggi penso proprio di sì. Comunque andiamo avanti. Andiamo avanti così. Porca miseria. Porca la. Però qua cominciamo non benissimo. Cominciamo non benissimo, signora. Oh, bravo Cristo. Evita pure il calcio d'angolo. A posto. Nessun problema per il portiere. Andiamo là. Errore del portiere sul rinvio, attenzione. Pronti a vincere. Via. Arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Cercando di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione. La cavolata l'ho fatto io, eh. Sembra aver funzionato. Sì, cioè, l'ho fatta io. Effettivamente l'ho fatta io. Ed ecco dunque arrivato. Bene, non iniziamo bene. Sulla carta sembrerebbero tre punti facili. Nulla da dire a loro. La cavolata l'ho fatta io, quindi di vario vabbè. Dai ragazzi. Dai ragazzi. È due anni fa però e non lì, due anni fa e non lì. Vabbè. Dai ragazzi. Non è la portiere che blocca il pallone. Vabbè. Dai. Bene. Bene, ma tiro, tiro e Ale. Fuochi d'artificio in questi primi minuti. E Ale, 1-1. Gara in parità. Ah, ci stiamo divertendo. La riportiamo in riga. Sulle tribune sembra gradire lo spettacolo. Chi è che l'ha messa? Dovrebbe essere Pavon. Siamo di nuovo in parità. La rimette in riga Pavon, bene così. Come non detto, non è successo niente. 1-1, di nuovo in pari. Adesso, per favore, andiamola a vincere davvero. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Metri per avanzare. No però. Può colpire da lì. No. E qualcuno ci vada, per favore, please. Qualcuno ci vada, please. Somebody go there, please. Bravo. E padre. Vabbè. No. Là. Vai Holm, ma ai compagni, non ai conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano
perché non ha passato il pallone. Ha visto il tiraglio. Schemigno! È troppo, è troppo. Però la tiene. Però la tiene. Gli arriva. Arriva. Gli arriva. Recupera un pallone importante sulla fascia. Ok. Legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Qua. Mirindelli da fuori. Attenzione. Nessun problema per il portiere. Attenzione a Samuele. Vai da Ducano. Westergaard, Cecchini. Ok, dai. Sì. Questo sarebbe fallo. Questo sarebbe fallo volendo. Però no, ne è a posto. Tibi e Perone valgono come palla FIFA. Evidentemente. Si abbassano, consegnano il pallone del gioco agli avversari. Vedremo se sarà la mossa giusta. Joy Osimhen. Niente. Difensore che ha cercato allora. Tutto per tutto per salvare la porta. Col cross niente. Spinne qui. Girati. Tutti. Grosso rischio qui. Un tiro davvero inguardabile. Vabbè. Ok. Osimhen. Così. Bella palla Pavon. 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 Osimhen. Sì. Vabbè. Palla con il gioco pericolo. Osimhen ha fatto un'operazione al volo di chirurgia plastica. Gli ha rifatto il naso al portiere. Schemino? Schemino? Pavon? E quando tiri, Pavon? Quando? Dimmi quando tirerai. Dimmi quando. Cross in mezzo. Ulm! Bello, ma centralissimo. Solo per i test. Tentativo di alleggerimento. Niente. Fine primo tempo. 1-1. Non riusciamo a portarci in vantaggio. Carioba, Vitorul, Satur, niente. La Steaua non sappiamo che fine abbia fatto. Birindelli già è stanchissimo. È stanchissimo Birindelli. Che ha fatto Pirindia? Perché è così stanco? Perché? Perdono palla banalmente. Per aver fatto un tiro in porta. Si è stancato in quello. Tirare più, per favore. Cioè. Comunque. Vediamo quello che dobbiamo fare. Dai ragazzi. E Ale! Pavon 2-1. E che cavolo. Deviazione di testa perfetta. Nulla da fare qui per il portiere. Finalmente. Direi, finalmente. Finalmente li portiamo avanti. Ci voleva. Ci voleva. Bel cross di Birindelli. E Pavon la mette dove di testa dove non ci può arrivare il nuovo portiere. Bene così, signori. Oh, ora portiamola a casa. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi. E passala, porca miseria. No. È la difesa mia! È quello che ha fatto! Attenzione! Meno male! Portiere che si allunga e svelta. Male! Bravo Ripanu! Bravo Ripanu! Manda Ripanu! Ma puoi anche bloccarlo un pallone! Io cioè. Non ti deve sembrare male! Legge bene questo pallone! Ai ai ai. È in buona posizione. No. Occhio no. Al pallone filtrante. None. No. Attenzione. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, è attivo, eh? Non era una parata impegnativa. Altro miracolo di Ripanu. Altro miracolo di Ripanu. Porca miseria. Mandavi a Zapà. Laole. No. Se c'era un fallo di mano, ma non diciamo niente, non diciamo niente, è successo. Niente è successo. Niente. Pallone sul fondo. Proveranno. Bravo. E scusi. Signora Ducano. Signora Ducano. La mette in mezzo con sarebbe lei il terzino. Un messaggio diretto lanciato qua in tavola, in squadra
Ok, allora. Costin. Per il resto tutto ok. Pavone. Allora, Ferreira sta un attimo deludendo. Ah, non so che devo fare. Andiamo avanti così per ora. Poi riprendiamo questa sfida. Avevano fatto i conti con la loro determinazione. Si vede Toro. Vabbè. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. E dai ragazzi, ma stiamo dicendo vero. Dai, su, forza. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Manda via, manda via. Allora, oh. E sto due, come cacchio la stoppa pure quello. Oh, ehi, ehi. Prova a far partire il tiro. Gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione. Andiamo a Bordo Castro da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Mancano ancora 10 minuti allo spiegare del quantesimo. Bene così, grazie Matteo. Ferreira. Ottimo il Ferreira. Si rimane sulla parità grazie soprattutto alla straordinaria parata. Ha sventato una conclusione a botta sicura ancora. Fatemi fare un cambio per favore. Abe qua posso di Ferreira. Centrocampo Aquino posto di Vestergaard. Avanti. Proviamo così. Andiamoci a fare. Ancora 300 secondi dai. Alla fine della gara. Vabbè però ragazzi, dai. Minuti finali di grande intensità. Tutti vogliono vincere la partita che è ancora inchiodata sulla parità. Azione che si fa interessante. Occhio da lì. Passa a condurre a poco dalla fine. Nessuno da valore ha alcuna chance di successo. A pare si sbagliavano. È un gol pesante che li porta sorprendentemente in vantaggio. E questo è incredibile. Nessuno si sarebbe mai aspettato una partita del genere da parte di questa squadra. Ottengono il vantaggio, ma manca poco al termine. Adesso diventa durissima per gli avversari. Si rovesceranno in avanti. Che vi devo dire? Davvero poco tempo a disposizione. Non è che ciò che... Può metterla in mezzo. In mezzo. Cerca il secondo punto. Difensore che interviene in libera l'area. È la cosa incredibile è che e dai almeno pareggiamola. Dicevo, la cosa incredibile che noi tutti sti punti li stiamo perdendo con le più scarse. Tu vedrete magari la prossima partita di campionato che gioco, ma arriva una squadra contro una squadra più forte e gli faccio 6-1, 8-2, non lo so. Poi arriva il Kindia, riesco a stento a tirarci fuori in pareggio. No, io non so veramente cosa dire. Provano in questo finale. Dai, e c'è, vabbè. Partita che si chiude dunque sul risultato di parità. Prestazione di altissimo livello. 3-3. La giaca corta sul primo palo. Quasi sicuramente perdiamo la testa del girone. Vabbè, il primo gol è stata una cavolata mia, ok, lo so. Ma il resto della partita non ha senso. Però vabbè. Comunque 3-3, facciamo un solo punto. Penso la come cacchio si chiama? Allora, prestazione superlativa. Stato di grazia. Imbattuta, c'è un motivo che siamo imbattuti. Allora, abbiamo ampiamente meritato il pari. Diciamo di sì. Allora, io a questo punto che faccio? Io vado portiere, diciamo questo di allenamento. Sorensen. Non è che ci combiniamo molto. Oramai. Senti un po'. Lautaro Ali. Tanto ho capito che Galeano
ci rimane sul groppone, quindi tanto vale. Proviamo a allenarlo, vediamo che succede. Che possiamo farci? Simula tutto. Non è che Radu intanto raggiunge 85 overall. Bene, così. Allora, direi di andare intanto arrivare alla partita con il Midtjylland, vedere se succede qualcosa a livello di mercato. Allora no, Florini e il comando. Allora, Hoffenheim per Cristea, 39.600.000. No, tutta onestà no. Allora, una trattativa è saltata, mi ha detto il Norwich. Però c'è quella, c'è l'altra con l'Ajax. Ma bene. Se anche non va bene, però comunque Cristea non lo vendo. Cristea non esiste, non lo vendo mai nella vita, proprio mai. Cristea rimane. Io ce li ho quelli che voglio vendere, però. Oh, Coman venduto. Allora, e 18 milioni c'entrano. Poi abbiamo deciso di sfruttare dopo di mancanza di risposta in tempi brevi. Che cacchio vuoi? Ciao, Robert Gumi. Non c'era. Allora, resta conto su Joaquin Arturo Calabresi. Tanto, allora, ritirata offerta a Montese, la risposta a tempi brevi. No, Montese, tanto non lo dovevo vendere. Allora, allora, vediamo un po' la situazione. Allora, 44 milioni adesso abbiamo, quindi è già qualcosa. Trasferimenti hub mercato. Se c'è qualche occasione particolare, qualche giocatore possiamo prendere per rinforzare la rosa. Allora, Arboleda, questo farebbe una bella operazione nostalgia, questa di Arboleda. Ivan Arboleda sarebbe, però purtroppo credo che... Ah no, si potrebbe acquistare, vabbè. Gummi, per ora è saltato. Ma tant'è. Allora, Bustos credo l'abbiano preso adesso, sì. Bella Fuente, Bellerin, Atal. 35 milioni vogliono la vita. 32 per Arons. Alexander Arnold, vabbè, sì, figurati questo. Tavares, Salcedo. Vediamo un po' qua. Io sto dando un'occhiata. Allora, questi Joaquin. 82, Gomez 88. Ah, c'è caso che ci sono i 92 milioni. Ok, aspetta. Intanto voglio vedere. Beh, scusate, mi sto facendo confusione. Allora, andiamo a vedere. Milos, allora, ha trovato Joaquin Nicolas Della Cruz COC. Ah, sì, è uno di quelli che mi ha suggerito. Ma sembra buono, va bene. Allora, Josef Aido, mi sembrava meglio. No, Arturo Calabresi. No, no, troppo. No, con Calves lo sapremo presto. Vabbè, Ben White già lo sappiamo. Vabbè, non ho capito. Non ci sono dei fenomeni particolari. Io voglio vedere un attimo nel mercato se c'è qualcosa da poter fare anche come CDC, per dire, no? Se magari mi ritrovo un CDC, per esempio, non so, Bakayoko, per dire, un Bakayoko che ha clausola di 84 milioni. Porca puttana. Allora, la clausola non gliela pago manco per il ciufolo. Però Bakayoko potrebbe essere un'idea. Buon Bakayoko come CDC, però a quel punto venderemo a Aquino.
sarebbe il quarto, non avrebbe più senso. Qua, qua beh, abbiamo sempre il discorso di Lewis Ferguson. Attenzione, qua abbiamo Ferguson però. Abbiamo un Ferguson selvatico. Comunque un'ottima occasione. Qua mi ispira sto Ferguson. Me sto Ferguson mi ispira. Da mettere magari al centro del centrocampo. Aggressività, ferite, posizione. Magari la, no, l'intura difensiva non ne ha proprio zero. Quindi come frangifrutti, diciamo, di non funzionerebbe tanto. Non lo so, Ferguson mi sembra. Vabbè, non lo so. Non lo so. Allora. E ok, scusate. Io vedere un attimo tutta una situazione. Vabbè, Tavares, ok. Romagnoli, vabbè, questi sono i difensori centrali. Scusate, io sto cercando di vedere un po' la situazione. Ok. Allora, Bakayoko, ditemi voi. Io non lo so, purtroppo. Non so se avrò il tempo di leggere questi commenti. Ma Bakayoko potrebbe essere un acquisto interessante. Sapete che c'è? Provo a vedere se si prendono Lautaro Galeano. Contatta per acquistare. Dai. Dai. Galeano. Vediamo se si prendono Galeano. Allora. Scambio giocatori. Ali. Oh, Lautaro Galeano. Oh, 42 milioni vale Lautaro Galeano. Non lo voglio. Attaccante terzino centrocampista. Allora, offri altro ruolo. Aggiorniamo un attimo. Noi abbiamo pur sempre. Vabbè, Sorensen leva poco, mi sa. Noi abbiamo pur sempre la possibilità di Ferguson. Quindi eventualmente per rimpiazzare potremmo dargli Holm. Vediamo. Holm. Se lo prendono. E 14 milioni. Si può ragionare. Si può ragionare, controfferta. Rinnovo cartellino. Facciamo 9. Ok, si può fare. Bakayoko, dai. Presso Bakayoko di fatto per nulla. Cioè, alla fine la spesa sarà 9. E possiamo prendere Ferguson. Allora, lui vuole essere importante. Va bene. Contratto 2 anni. Beh, vabbè, tanto è l'ultima stagione questa. Quindi, ok. Clausola accessoria. Accetto che non ci sia clausola accessoria. Avanti. Dimmi che non salta. No, l'ho strapagato, vero? L'ho strapagato, vero? Vabbè. Amen. Fa niente. Tappiamo il buco con Ferguson. Paghiamo la trattativa. Paghiamo e saltiamo la trattativa. E a lei. E andiamoci a prendere Ferguson. Così si può anche mettere Aquino in vendita. Volendo può anche starci. E che cosa c'è? Allora, importante, vuole essere, va bene. Facciamo progressi. Allora, 3 anni, va bene. Ok.
Ignoriamo cosa ci sto, che ne vuole 10.000. Dico, allora facciamo una cosa, rimuoviamo il bonus delle presenze e avanziamo offerta. Quindi vabbè, a posto così, signori. Direi che abbiamo abbastanza rinforzato il centrocampo. Quindi alla luce di queste nuove evoluzioni avremo Brozovic che lascia il posto a Bakayoko, Ferguson in panca, ma giocherà almeno le partite, diciamo, da giocare con le riserve. Centrocampo a posto. Proprio ci dice un attimo. Al massimo, ora quello che possiamo fare, quello che posso fare adesso, ora come ora, è mettere in vendita Aquino a Brosa. Vediamo. Nicolai, vabbè, Lupul l'ho già messo in lista trasferimenti. Poco Birindelli, Aquino. Mi dispiace, è stato bello finché è durato. Lungi a trasferimenti. Però sto notando una cosa. Aquino ha il contratto in scadenza. Vabbè, vediamo. Non è che Galeano ha pure il contratto in scadenza. Posso vedere un attimo una cosa? Icchia. No, Galeano non ha il contratto in scadenza, ma un po' di gente sì. Un po' di gente sì, ce l'ha il contratto in scadenza. Bene. Tanto Bailey che vale 131 milioni prende 2.000. Mi sa che ci sarà da fare qualche adeguamento contrattuale. Così adoro. Aquino rimane i trasferimenti, ho contesto. Ok, Lupul, Cecchini, magari. Akanji, Pavon. Ok, questi sono qui. Ok, va bene. Signori, io direi che possiamo. Possiamo fermarci qua per oggi. Prossima puntata avremo a che fare con pesantezza andata del Midtjylland e poi la partita con il Cluj. Attenzione, potrebbe essere essere un discreto crocevia, perché insomma è una di quelle due, Cluj e Steaua, sono quelle due là, le due che comunque ci, che con il quale spesso si gioca. Beh, più la Steaua, però Cluj diciamo spesso si fa vivo. E io voglio vedere però il campionato prima di andarmene, voglio vedere, no, la coppa, il campionato. Vai, porca miseria! E io sono diventato. Liga 1. Allora. No, siamo ancora primi. Non solo. Ah, tra l'altro, vero, la Dinamo aveva. Ok, siamo ancora primi. Non solo siamo primi. Comunque, siamo primi da soli. Dietro di noi, vabbè, la Steaua sta tornando. Lo vedete? Sta tornando la Steaua. Lo vedete al sesto posto? Sta tornando la Steaua. Niente, dobbiamo perdere finché non ci supera la Steaua. Poi possiamo riprendere. Vabbè, comunque. La Steaua sta tornando. Abbiamo Vitorul e Dinamo 1948, c'è Dinamo Bucarest 13 punti, Craiova 12, poi Astra Giurgiu, Steaua, Sepsi SK e Cluj a 9. Botosani, ve lo ricordate, solito pem parte fortissimo, adesso è nona, 8 punti, Gas Metan, Voluntari, Kindia, Elmas, abbiamo fatto due punti, cioè pareggiato contro il Kindia che prima di noi aveva fatto un solo punto. Benissimo. Bene così, signori. Bene così. Speriamo che vada decisamente, che la squadra giochi decisamente meglio contro il Midtjylland nella prossima puntata. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.